mi pare il governo dei complotti immaginari, dei nemici a tutti i costi, perché deve essere sempre colpa di qualcun altro. Perché se non fosse così, se questo governo non usasse come benzina un nemico al giorno, che individua oggi nella magistratura, ieri nell'opposizione, l'altro ieri nei migranti, nell'Unione Europea, nei giornalisti, negli intellettuali, negli attivisti del clima, nel Green Deal europeo, cioè la lista è lunga, manca l'arbitro Moreno, li hanno fatti tutti, però è un modo per non prendersi le responsabilità del fatto che sono al governo da oltre un anno e l'Italia sta peggio, perché l'economia sta frenando, noi invece vogliamo che riparta, che rialzi la testa, perché le persone, a partire da quelle di cui abbiamo parlato oggi, cioè questi 5 milioni di famiglie che rischiano di vedersi rincarate le bollette dell'energia, della luce e del gas, oggi se andiamo per strada e chiediamo chi sta meglio rispetto a un anno fa, ecco, io sono sicura della risposta, perché lo dicono i dati. E quindi è un governo ossessionato dalla giustizia che non si occupa di giustizia sociale. È un governo che ha bisogno di uno scontro istituzionale che però fa male alla democrazia e fa male al paese. E noi torniamo a chiedere di non intraprendere quella strada, che senz'altro riporta anche a stagioni precedenti, non felici per il paese, non felici. Allora, da questo punto di vista, la cosa ancora più grave è che stiamo davanti non a un fatto concreto, ma a parole di un ministro che per la sua posizione è in possesso evidentemente di informazioni, e allora se ha degli elementi li chiarisca davanti al Parlamento e li consegni a chi di dovere. Se invece questi elementi non ci sono, un ministro non si può permettere di gridare genericamente a un complotto. E allora noi abbiamo chiesto al ministro Crosetto di venire a riferire in aula. Se ci sono degli elementi, lo dica al Parlamento, lo dica alle autorità competenti per intervenire, se non ci sono ritiri immediatamente quello che ha detto, perché non è possibile vivere in uno stato di procurato allarme permanente per complotti vari che il governo pensa che siano fatti contro gli esponenti della maggioranza. Quindi noi torniamo a dire che bisogna che faccia chiarezza, speriamo che venga presto, credo che ci sia stata una disponibilità per venire in commissione antimafia come noi abbiamo chiesto dall'inizio. Sicuramente mi sembra di nuovo annunci roboanti per dare un segnale politico, questo sì, ecco. Dopodiché se guardiamo i fatti è un governo che anche nell'ultimo decreto che hanno chiamato sicurezza, se non mi sbaglio, fanno del panpenalismo, usano il diritto penale in maniera assolutamente populistica. L'abbiamo visto in tutti questi nuovi reati che non miglioreranno il funzionamento e l'efficacia del nostro sistema di giustizia penale. Su questo dovrebbe lavorare un governo, cercare di migliorare il funzionamento della giustizia. Invece cosa fanno? Non mettono neanche a disposizione ai tribunali le risorse che servono. C'è una situazione preoccupante anche per il personale che lavora negli uffici giudiziari e che rischia di non essere confermato. Di cosa stiamo parlando? Non è un governo realmente interessato a far funzionare meglio la giustizia, ma evidentemente è un governo interessato a, come ha fatto in molte altre occasioni, a individuare un nemico per precostituirsi un alibi, cioè dire noi saremmo bravissimi, otterremmo risultati straordinari, ma c'è sempre qualcuno che ce lo impedisce. E di volta in volta sono l'opposizione brutta e cattiva, l'Unione Europea con i suoi vincoli, i problemi congiunturali, non lo so, è sempre qualcun altro, a volte siamo noi dell'opposizione. Ecco, i numeri in Parlamento ce li hanno, diciamo che se non riescono a far funzionare il Paese, non riescono a governare, non è colpa né della magistratura, né dell'opposizione, né di quattro governi precedenti, né dell'Europa, ma della loro incapacità. Grazie.